Beh, direi finalmente. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con questo 26esimo episodio della carriera. Siamo tornati dopo qualche giorno, quasi una settimana. No, venerdì è uscito l'ultimo episodio e oggi è mercoledì. Se ci riesco, tra l'altro mercoledì ve ne caricherò un altro perché mi rendo conto che ovviamente è meglio dare continuità a questa serie, anche se poi è giusto variare tutto quanto sul canale. Ma comunque, proprio perché è da venerdì che non esce la carriera, io non voglio assolutamente perdere tempo e quindi cominciamo subito a parlare dell'episodio odierno, nel quale innanzitutto dovremo cominciare a trovare la vittoria, comunque le vittorie in Premier League, perché abbiamo vinto, sì, come abbiamo visto dallo scorso episodio, ma in due partite ufficiali su quattro, fondamentalmente, in questa stagione, che sono state la Community Shield contro il Tottenham e, per finire, l'ultima partita, la Capital One Cup, contro un avversario di seconda divisione o terza divisione e quindi comunque un avversario nettamente inferiore sulla carta, mentre abbiamo ottenuto un punto in due partite in Premier League, una sconfitta e un pareggio. Come leggete in grafica, arrivano subito delle notizie molto importanti, perché sia il Paris Saint-Germain che il Bayer Leverkusen accettano il Paris per Marquinhos e loro per Dragovic. È chiaro che, accettando entrambe, penso che si debba andare comunque sul giocatore brasiliano della squadra francese. Allora, andiamo a fare un'offerta comunque a entrambi, come al solito portiamole avanti tutte e due e poi vediamo cosa ci dicono. Comunque, Sibyl ci ringrazia per aver giocato e questo è molto importante, ci fa molto felici e contenti. Io più mi guardo dentro allo schermino della telecamera e vedo la maglietta Leicester, mi galvanizzo da solo. Allora, Dragovic ha già accettato, mentre Marquinhos ha rifiutato perché vuole avere un ruolo più importante. Quindi, almeno sulla carta, ha semplicemente quello, il ruolo più importante. Perché non darlo? Chiaro che lo vuole lui. È comunque un giocatore che verrebbe dal Paris Saint-Germain all'Leicester. Per quanto poi possa essere il Leicester, qua mi sono sbagliato da 3 anni, vabbè. Per quanto poi possa essere il Leicester che conosciamo noi, il Leicester di Marconi e tutto quanto, è comunque il Leicester e non è il Paris Saint-Germain degli sceicchi. Quindi, anche quello può influire sulla decisione del difensore. Vediamo un po' se ha già risposto. Rullo di tamburi, a offerta accettata, ottimo. Marquinhos potrebbe essere l'ultimo acquisto o comunque uno dei più importanti. 25 milioni restanti sul mercato a questo punto. Confermiamo Marquinhos e questo è un signor acquisto. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E poi, per quanto riguarda Dragovic, andiamo a rifiutarlo a questo punto perché è chiaro che abbiamo preso un centrale molto importante come Marquinhos, sapendo soprattutto che devono ancora tornare giocatori come Zuma e Bellerin, anche che adattato può farlo il difensore centrale, anche se poi non lo farò praticamente mai giocare lì. Rifiutiamo la Danimarca perché noi accettiamo solo l'Italia e a questo punto dovremmo essere anche arrivati alla sfida contro il Southampton il 26 agosto, altri 5 giorni di mercato dopo questa sfida, ma intanto pensiamo a vincere contro una squadra che ha pari merito con noi in classifica, terza giornata di Premier League. È ora di cominciare a far sul serio, Leicester. Buon pomeriggio dalla St. Mary Stadium, terza giornata di Premier League, il Southampton di fronte alla Leicester City di Federico Marconi che deve vincere dopo due risultati che hanno un po' deluso le aspettative, soprattutto dopo quella che era stata la vittoria contro il Tottenham all'esordio stagionale in gare ufficiali e quindi la sconfitta contro il Watford su un campo sì molto difficile, seguita poi da un pareggio ancora più deludente contro il Middlesbrough per 0-0 al King Power Stadium. Leicester che non ha ancora segnato in campionato dunque e che oggi vuole cominciarlo a fare. Però è arrivato un difensore, non un attaccante, perché davanti teoricamente siamo messi bene. È arrivato Marquinhos che scende in campo da titolare, eccolo qui inquadrato, ruba il posto a Huth, almeno per questi 90 minuti, con Rugani che andrà a fare il difensore centrale, Marquinhos a destra e Lovren sulla sinistra. Vediamo un po' l'assetto difensivo, adesso in grafica leggiamo la formazione della Southampton, insomma. Questa deve essere la partita della ripartenza. Non è che ovviamente siamo in crisi come lo scorso anno o cose del genere, però è anche vero che abbiamo praticamente gli stessi punti in classifica, anzi senza praticamente, abbiamo gli stessi punti dopo 2 giornate che avevamo lo scorso anno e quindi è giusto cominciare a vincere, cominciare a fare sul serio in Premier League. Questo è Marconi, questo è il momento di far sul serio. La si allarga per Bertrand, la discesa sulla sinistra, la pallone verticale per Austin, all'indietro ancora da Bertrand, saltato Dembélé in zona tiro, palla dentro per Austin che pesca l'angolino, il Southampton in vantaggio, esplode il St. Mary. Dopo 11 minuti vanno in vantaggio i padroni di casa. Al primo pallone verticale, difesa ferma dell'Leicester. Qui è uscito male Dembélé. E poi non era a difendere bene la sua zona Marquinhos. Bravo il 10 del Southampton. Impotente Zieler, 1-0. Poi Niang ha visto Alexandro. Non lo marca nessuno, eppure è praticamente il più pericoloso dell'Leicester da quella parte. Ora Mahrez, zona tiro.
Carica il sinistro che termina largo. Costretto però ad uscire. Poi dentro da Mendy. Ha recuperato il Southampton. Bertrand. Verticale, è solo e può mettere giù Long, quindi c'è la Noglu, va dentro da Austin, attenzione che se l'è perso Lucani, ricalcia Austin, questa volta un po' peggio di prima, anche se non era male il destro da fuori, calcia lui, conclusione respinta, e allora Prus, Romeo, Long, il suggerimento è per Austin, poi palla verticale per Long, attenzione, esce Ziller e la palla è sull'esterno della rete, adesso Alessandro in verticale per Vardy. Mette giù il pallone, lo difende e poi subisce fallo da Virgil van Dijk che deve stare attento perché ha ammonito. Arriva il secondo giallo. Arriva il secondo giallo, incredibile! Incredibile! Un giallo che secondo me è anche un po' cattivo perché non mi sembrava un intervento d'ammonizione. E lo è secondo l'arbitro. Il Southampton in 10 e questo è un momento della partita che può essere chiave. Adesso sono in 10 con un difensore centrale in meno. Mendy. Niang, dentro per l'inserimento di Mahrez, c'è anche dentro Vardy, trovato la conclusione, McCarthy col miracolo, subito il Leicester. Due cambi nel Leicester, dentro Junuzovic e soprattutto Hector Villalba. Ora Mahrez, pallone sul primo palo, sempre verso Marquinhos, con la deviazione di Romeu, altro angolo per il Leicester. Parte McCarthy, stacca Lovren, Mahrez lascia Niang, che è praticamente nullo, questa partita ha giocato malissimo Niang. Bravo, intanto Rugani a recuperare, quindi Junuzovic può partire. C'è Mahrez, Junuzovic tiene il possesso. Ancora il 20. Poi il pallone per Mahrez che taglia molto bene. Mahrez vede Niang al centro, la mette per Niang! Eccolo qui! Lo stavo criticando e mi risponde con il gol. Il pareggio dell'Leicester. Col primo gol in Premier League di Mbaye Niang. Dopo il gol decisivo al Tottenham fa 1-1. Lui che forse era il peggiore in campo e forse quello che stavo per sostituire per Musa. Fa 1-1, allora mezz'ora da giocare. Con Leicester che ha l'uomo in più. Marquinhos che però si fa prendere il tempo. Poi Alessandro allarga per Musa e ha tanto campo il 7 per andare. Corre il nigeriano. Musa e Vardy. Corre il 7 che insiste. Lo rincorre addirittura Austin. Musa a quel punto deve rientrare. Rientra la grande. Mette il pallone. Morbido per Vardy. Palo! McCarthy, Vardy. Non ci credo. Non ci credo. Che occasione. Il palo di Vardy che poteva significare 2-1, però nel fine Vardy se la riprende al limite. Vardy sul destro, calcia ancora. Non ci credo. Palla sul fondo. Palla sul fondo. Cerca Musa che si appoggia ancora a Sandro. Poi Villalba alza questo pallone meravigliosamente per Musa. Con Vardy al centro, Musa fino in fondo. A giro, McCarthy. Si salva ancora il Southampton. Lovren, ormai è un monologo Leicester. Musa si appoggia a Vardy. C'è dentro Mendy. Mahrez che ha una prateria a destra, è servito. Occhio a Mahrez che può andare. Mahrez sul sinistro per terra. Calcio di rigore. Il guizzo di Mahrez steso in area ed è penalty a 3,5 dal termine. Destro. Comeback del Leicester 1-2 all'88esimo. Jamie Vardy dopo Niang. Il Leicester ha ribaltato il risultato al St. Mary Stadium. Non c'è più tempo per il Southampton. Il Leicester è riuscito a rimontare dallo 0-1 al 2-1. Stretta di mano di Mister Marconi con l'allenatore del Southampton. È un Leicester che riesce a trovare una vittoria che è fondamentale. Si abbracciano Junuzovic e Alessandro. Eravamo andati sotto e devo dire anche giustamente perché hanno giocato un primo tempo di spinta molto aggressivo che poi si è concluso male per loro perché si è fatto espellere Van Dijk con una somma di ammonizioni nel giro di poco tempo e tra il 60esimo e l'87esimo il Leicester in attacco e quindi di cui parlavamo prima, Leicester che non segnava, oggi hanno segnato due attaccanti, i due attaccanti titolari e quindi è ovviamente una vittoria che ci fa sorridere. Allora, ragazzuoli, adesso ci troviamo qui, come vi dicevo prima, per terminare questo calciomercato. Prima, però, volevo farvi vedere una cosa che non abbiamo ancora visto insieme, almeno, in questa seconda stagione, ovvero gli obiettivi. Gli obiettivi sono, tanto, vabbè, entro 2 stagioni aumentare il valore del 15% del club, e quello sì è importante, però andiamo al concreto. In Premier League dobbiamo qualificarci per la Champions e quindi raggiungere comunque il quarto posto. Però attenzione, perché adesso arriva il bello.
Europa League vinci la coppa e quindi è assolutamente una coppa da non prendere sotto gamba, anzi, la dobbiamo proprio vincere, è l'obiettivo massimo di questa stagione. Il discorso, ragazzi, qual è? Che dal punto di vista numerico ci siamo per tutti i reparti, perché in porta siamo coperti, in difesa non ne parliamo, siamo che deve tornare Zuma che al momento è infortunato e se ci stiamo facendo i film mentali per mettere dentro Marquinhos adesso, figuriamoci quando torna Zuma. A centrocampo numericamente anche, abbiamo due titolari e due che subentrano praticamente sempre. Gli esterni non ne parliamo, davanti ci siamo e quindi a questo punto penso che il nostro mercato si possa anche ritenere chiuso da un certo punto di vista. E come pensavo, l'ultimo giorno di mercato si conclude senza notizie clamorose, l'unica cosa l'ho fatta in uscita, ho dato Silvio in prestito per un anno, non mi ricordo manco la squadra, la state sicuramente vedendo qui in grafica. Perché? Perché sì, ha giocato molto bene quando l'abbiamo impiegato, però ho pensato che adesso che è rientrato anche Alex Sandro e lui comunque pretende giustamente di giocare, rimarrebbe fuori perché la seconda scelta non è lui ma è Chiloup e quindi comunque per questo motivo ho deciso di mandarlo a giocare per un anno in prestito. Nel caldo di Goodison Park scendono in campo l'Everton e il Leicester, due squadre che hanno anche un modo molto caldo se vogliamo di giocare perché sono due squadre molto incentrate all'attacco, due squadre che segnano tanto. In una, ovvero la nostra, c'è un pacchetto offensivo niente male, con Musa pronta a subentrare, i titolari che sono Vardy e Niang, dall'altra c'è uno, Lukaku, che da solo sta dominando la classifica dei marcatori. Cross di McGinn, sul primo palo Lovren praticamente gli ha ridato il pallone e allora McGinn può provare il controcross, così fa Alexandro sui piedi di Lukaku, a terra Ziller. Primo angolo per il Leicester, Mahrez per Junuzovic che arriva da fuori praticamente. Poi Mendy di controbalzo, respinge McGinn, si salva l'Everton. Junuzovic, da Vardy che si appoggia a Mahrez, Mahrez dentro, ancora per Vardy, a giro! Che idea di Gemi! Che lascia passare, va dentro da Villalba, sta arrivando anche Niang, Villalba di prima per Junuzovic, Joel! A respingere, grande occasione per il Leicester. Allora Vardy allarga per Niang. Che si ferma, sempre Niang, Mahrez, stop e tiro sul fondo. Partita abbastanza equilibrata nella prima frazione, anche se le occasioni più clamorose ce le hanno avute le Foxes. Ora Alexandro prova a lasciar scorrere, poi dal fondo mette dentro, sta arrivando Villalba, Baines, che sicuramente di testa ha un po' più capacità rispetto al 22 dell'Leicester. Leicester in avanti ancora con Niang che trova un corridoio per Vardy. Ha alzato troppo il suo destro. Lukaku. Corre Lukaku che allarga ancora per Langton Baines. Di prima per McCarthy. Attenzione al piano interno per Lukaku! Everton in vantaggio. Alla prima palla buona Romelu Lukaku non sbaglia e fa 1-0 per i padroni di casa che stavano soffrendo e non poco. Soprattutto dal punto di vista delle occasioni. Leicester stava macinando con i suoi attaccanti. Ma qui si vede l'attaccante vero, e non può che applaudirlo il suo allenatore, il capocannoniere della Premier League, sblocca la partita. Bravo Capucca. Spinge allora il contropiede ancora Bartosz Capucca. Con Vardy dentro, servito bene Vardy che aspetta, poi la gira per l'inserimento di Junuzovic. Ha risposto ancora Roblé, la palla è fuori. Angolo per il Leicester, e adesso forcing finale. Forse l'ultimo calcio di punizione della partita. Colo. Cleverly, verticale, qui una dormita, e Leicester che dorme, Hazard, è il punto esclamativo sulla vittoria dell'Everton, 2-0, in contropiede all'ultimo respiro, l'Everton batte il Leicester, vola a quota 7 punti in classifica, mentre le Foxes dopo 4 giornate restano a 4. Leicester che ha avuto la colpa di non concretizzare il momento migliore, il momento in cui loro non riuscivano a capirci nulla. E poi quando hanno. È sbagliato dire hanno cominciato a giocare perché loro in realtà hanno cominciato a giocare dopo il gol. Hanno trovato una verticalizzazione. Lukaku si è confermato veramente un grande attaccante, capitalizzando al meglio la prima vera chance che ha avuto. E poi non siamo più riusciti a trovare il gol del pareggio nonostante qualche occasione. Sono invece loro riusciti al 93esimo a trovare il gol del punto esclamativo. Adesso però è il momento di lasciarci alle spalle questa sconfitta, brutta che sia. E di guardare avanti, andare a giocare la sfida di Europa League. Non ho visto il girone di Europa League, in realtà lo vediamo adesso insieme. Eccolo qui, un girone per niente complicato. Las Palmas, Utrecht, che tra l'altro sarà il nostro primo avversario, e Brøndby, quindi un Leicester che questo girone teoricamente può anche vincerlo.
La vittoria della FA Cup e la finale della Champions League conquistata dello scorso anno hanno convinto la società del Leicester a puntare in alto. E in questa Europa League l'obiettivo dichiarato è vincere, arrivare fino in fondo e non perdere la finale, perché non ci sarà il pericolo di incontrare il Barcellona. Sicuramente altre avversarie molto pericolose, ma non i Blaugrana, che avevano praticamente vinto la partita prima di scendere in campo a maggio. Stasera si parte contro l'Utrecht in questo esordio dell'Europa League 2017-2018. E allora andiamo anche a leggere quale sarà la formazione del Leicester, che è la seguente, con Dragoschi titolare, che sarà ovviamente il portiere dell'Europa League, Rugani, Hutt e Lovren in difesa, riposa Marquinhos, quindi a centrocampo i soliti Mendy, Tielemans, Dembélé esterno con Alexandro, Mahrez alle spalle delle due punte, Vardy e Niang. Alexandro, ancora Mendy, lascia Vardy, c'è largo Dembélé, Vardy aspetta l'inserimento di Mahrez, che può anche pensare al sinistro, un bolide che però termina alto sulla porta. Bravissimo qui Mahrez, ancora Mahrez, riesce a prolungare per Alexandro, che è rimasto offensivo. C'è l'inserimento di Jamie Vardy, servito da Alexandro, più veloce da avversario, Vardy che mette dentro e prende ancora buona per Alexandro, che è arrivato in corsa, non trova la porta, trovato Mendy, quindi Alexandro per Vardy. Occhio a Jamie dentro da Mahrez, però non arriva, poi ancora Vardy per terra al limite, e quello secondo me era fallo, perché Vardy è rimasto giù. Quello secondo me era calcio di punizione per il Leicester. No, non dateci il calcio di punizione, dateci l'ennesimo infortunio, dateci l'ennesimo infortunio senza fallo per Vardy. Non è possibile, ragazzi, è clamoroso, ma è ingiustificabile sta cosa, perché non è possibile, questo ogni volta che casca si rompe. Attenzione, Dragoschi in calcio d'angolo. Mahrez, c'è il momento di Mendy, attenzione a Nampalis Mendy, al limite aspetta Mahrez, servito sinistro che viene rimpallato. Torno per il 23, spinge Alexandro su Kluivert, poi fuori ancora per Musa. Musa prende il fondo, il guizzo del 7, Brafaid in calcio d'angolo, che probabilmente chiude anche il primo tempo. È così, 0-0 alla pausa. Musa aspetta Mahrez, servizio per l'algerino, sta partendo anche Alexandro senza palla, Mahrez ha avuto un'idea magnifica, è riuscito anche a riprendersi il pallone, spinge Mahrez, Sandro per Musa, la sponda, Mendy, la conclusione di Mendy, che si fa male calciando, ma porta in vantaggio il Leicester, 7 nel secondo tempo, Foxes in vantaggio, gol fondamentale, e lo dedichiamo a Vardy. Gol che sblocca il risultato, Mendy che si fa male calciando, non so per quale motivo. Musa, aspetta Niang, poi riesce a far passare il pallone all'interno della rigore per Niang, che finisce giù ed è calcio di rigore. Al momento della conclusione Lewin gli ha praticamente staccato una caviglia, rosso diretto. Mahrez lo spiazza, fa 2-0 e il Leicester mette al sicuro la partita. Moroso si sta prendendo per il Leicester, Mahrez, c'è dentro Niang, non trovato, trovato invece Musa, che poi larga per Alexandro, la palla in mezzo da Mahrez, che la spedisce in curva, si è divorato il gol del 3-0 Riyad Mahrez. Rivediamo la palla interna di Alexandro, era al bacio, Mahrez si è anche impegnato per prendere il portiere e non c'è riuscito, e finisce qui, ha vinto il Leicester, esulta il King Power Stadium, finalmente il Leicester vince in casa in questo stadio, non era mai successo quest'anno, succede per la prima volta in Europa League, guarda caso la competizione che la dirigenza ci ha dato da vincere. Dopo il pareggio contro il Middlesbrough, le due vittorie che erano arrivate contro il Tottenham a Wembley e contro il Southampton a St. Mary's Stadium, l'uomo partita è chiaramente Mahrez, che ha giocato veramente benissimo. Adesso però, ragazzi, prima di salutarci io vorrei dedicare un pensiero a Jamie Vardy, in particolare guardare un po' assieme a voi quanto dovrà stare fuori, e direi, ragazzi, un sospiro di sollievo, perché per carità non è poco, ma 4 settimane sono nulla rispetto a quello che pensavo io. Quindi sta fuori un mese solo per una distorsione alla caviglia. È figa sta cosa, ragazzi, quando i giocatori escono si toccano la spalla, però poi c'hanno una distorsione alla caviglia. Mendy 3 settimane, quindi stiramento del quadricipite per Mendy, lo immaginavo calciando quel pallone che si è trasformato nell'1-0 dell'Leicester, mentre si ristabilisce ufficialmente Hector Bellerin, e questo è molto importante. Quindi abbiamo parlato molto col fisioterapista in questo finale di episodio, abbiamo ottenuto una vittoria molto importante, 2 su 3, considerando anche quella contro il Southampton. Guardate già lì in alto a sinistra, le prime due partite del prossimo episodio saranno delicatissime, in Premier League contro il Tottenham
in un momento molto delicato per il Leicester, e poi il Capital One Cup contro il Chelsea di Antonio Conte. Per il momento comunque è tutto, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, ovviamente qui sotto nei commenti consigliatemi moduli, soprattutto perché dobbiamo ancora trovare la quadratura giusta per questo Leicester. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, qui sotto in descrizione trovate i link per i vari social. Io vi do appuntamento ai prossimi video, se ce la faccio venerdì con un nuovo episodio, un bacione, bella raga.